un tappeto colorato di fiori di ogni tipo, di piante ornamentali e da frutto, di bonsai, in un mega giardino allestito nel porto turistico di Pescara, nell'area interna ed esterna al Palabecci. È già un successo la mostra del fiore Flor Viva, inaugurata dal presidente Marsilio e dal sindaco Masci, organizzata dal tandem di associazioni Arfa e Assoflora, con l'indispensabile supporto della Camera di Commercio di Chieti Pescara, presieduta da Gennaro Strever. Basta guardare gli stand qui, vediamo delle vere meraviglie della terra. Poi il fiore è la cosa più bella che c'è, per cui tanti auguri ai nostri espositori. Che arrivano anche dall'estero, Presidente. Sì, sì, questa è una fiera di livello, per cui è una manifestazione che la Camera di Commercio continuerà a finanziare, a contribuire allo sviluppo, perché può essere sicuramente una fonte di ricchezza per il territorio sia a livello economico che a livello ambientale. 46esima edizione per l'evento, che vede la presenza di ben 150 espositori arrivati da tutto l'Abruzzo ma anche da altre regioni d'Italia e dall'estero. Stand, mostre, una scacchiera a grandezza naturale sul prato per i bambini, le installazioni degli studenti dell'Università Europea del Design con prototipi di giardini e i tre angoli dedicati al bonsai, alle orchidee e alle piante grasse, anzi succulente, come specificano gli appassionati. Un mondo, quello del green, che appassiona ed emoziona, come spiegano il presidente di Arfa, Remo Matricardi, e il referente di Assoflora, Moreno Pinto. Arriva da Francavilla e sono oltre 10 anni che siamo qui al porto turistico. I numeri, come hai detto adesso te, sono oltre 150 aziende. La pianta è bellezza come il fiore, e quindi chiunque, o con una pianta da 5 euro o da qualsiasi altro prezzo, può avere il piacere di crescere qualcosa in casa, in giardino, sul terrazzo. I giovani sono molto attirati dal settore perché è un settore molto dinamico, molto particolare, anche con dei margini consoni per quanto riguarda la parte economica. Quindi le aziende sono in crescita, c'è un buon ricambio generazionale. Alla luce di tutto questo stiamo spronando sempre più i produttori abruzzesi, con degli ottimi risultati, per allargare la nostra cerchia di clienti, per allargare il mercato sulla piazza internazionale.